Dal Vangelo di Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio dei sandali. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Fratelli e sorelle, siamo arrivati alla terza domenica di Avvento, la cosiddetta domenica della gioia, prendendo spunto da ciò che le letture ci propongono oggi. E in questa domenica, ancora una volta, è protagonista Giovanni Battista, come domenica scorsa. Domenica scorsa abbiamo guardato a Giovanni Battista attraverso il Vangelo di Marco. Oggi lo facciamo attraverso il Vangelo di Giovanni. Potremmo domandarci: ma perché Giovanni è così importante per noi? Perché Giovanni era così importante nel suo tempo? Cosa cercava la gente che numerosa andava da lui per ascoltarlo e per farsi battezzare? Alla fin fine, le cose che lui diceva erano cose che ci sentiamo dire da tutti. Anche la nostra mamma e il nostro papà, anche il nostro parroco, il vescovo, gli insegnanti, gli adulti in genere, gli educatori ci dicono sempre: stai attento, fai il tuo dovere, mi raccomando al peccato, non sbagliare, non abbandonare la via diritta. Sono le cose che dicono tutti. Perché la gente andava da lui? Evidentemente non era così interessante ciò che lui diceva, ma era interessante proprio lui che diceva queste cose. Giovanni Battista era interessante perché con la sua vita dava testimonianza alle parole che diceva, al suo messaggio. Giovanni Battista con la sua vita confermava il suo insegnamento. Ecco allora che diventa fondamentale capire chi è Giovanni Battista. Proprio come gli chiesero i sacerdoti e i leviti inviati da Gerusalemme: chi sei? Quando a noi viene fatta questa domanda, normalmente noi diciamo il nome e il cognome e poi mettiamo la professione, i titoli che abbiamo, le lauree che abbiamo conseguite, i master che abbiamo fatto, tutte le cose belle che abbiamo accumulato nell'arco della nostra vita. Quando ci dicono chi sei, noi cerchiamo di aggiungere sempre qualcosa a quello che abbiamo fatto lungo il corso della nostra esistenza. Perciò è importante anche aggiornare i curriculum vitae da mandare di qua e di là. Giovanni Battista, al contrario, quando gli chiedono chi sei, dice prima di tutto chi non è. Io non sono il Cristo, io non sono Elia, io non sono il profeta. Soprattutto Giovanni Battista dice: io non sono il Cristo. Non sono io il Salvatore, non sono io che posso risolvere
tutti i problemi della vostra vita. Non sono io che posso colmare il vuoto del vostro cuore. Non sono io colui che vi può salvare. Io di chi vi può salvare sono voce. Io di chi vi può salvare sono amico. Io di chi vi può salvare sono testimone. Io ve lo posso indicare con il dito, perché è in mezzo a voi e voi non lo conoscete. È questo il compito che ciascuno di noi come credente, la Chiesa intera come comunità dei credenti, deve svolgere oggi nel contesto in cui ci troviamo a vivere. Dobbiamo indicare Gesù, dobbiamo far passare il messaggio che nessuno di noi è salvatore degli altri, che nessuno di noi risolve la vita degli altri con i suoi problemi e i suoi guai. Noi dobbiamo accompagnare le persone a Gesù, perché solo incontrando Gesù possiamo fare esperienza della salvezza. Lui, Giovanni Battista, il testimone e l'amico dello sposo, lui, Giovanni Battista, il testimone della luce, ci indica la strada da seguire. Da seguire in questo tempo, che pur essendo così difficile, pur essendo connotato da questa pandemia spaventosa, pur dovendo fare i conti con le scuole chiuse, gli ospedali che traboccano di malati, il lavoro che non c'è, l'economia che va a rotoli, le famiglie che sono in difficoltà, però può ricevere un annuncio di luce e un annuncio di gioia. Non è matta la scrittura, fratelli e sorelle, se ci invita a gioire. Non è matta la scrittura se ci invita a rendere grazie al Signore. Giovanni Battista e noi oggi con lui possiamo dire a tutti che il buio non vincerà, che la luce ha sconfitto le tenebre. Noi oggi con Giovanni Battista possiamo ripetere che i problemi, le difficoltà, la morte, il peccato non vincono, non sono l'ultima parola. L'ultima parola è la vittoria della luce, l'ultima parola è la vittoria dell'amore. Andiamo noi incontro al Signore che viene, facciamo venire voglia a chi è intorno a noi di fare lo stesso percorso per fare esperienza della luce di Cristo, del suo amore disposto.